di Michele l'approccio Agile ai contratti e la consegna di valore. Benvenuto Michele. Grazie. Grazie e buongiorno. Allora, abbiamo 24 minuti, quindi andiamo via spediti. Allora, queste sono le cose che vedremo oggi, in particolare riferimento, come è stato già detto dal titolo, ai contratti. Chi sono prima di tutto? Oggi sono un commerciale, ahimè, dovrei dire. In realtà è una cosa che mi piace molto, con l'accezione positiva del termine commerciale. Dico ahimè perché ho fatto un percorso, come hanno fatto anche diverse persone che sono qui nel tempo, dove sono passati da sviluppare, fare delle cose simili, sempre nell'ambito del web, poi un'azienda da ormai, a marzo sono 12 anni. Nell'evoluzione che ha avuto l'azienda, ho scoperto qualche piccola dote su questa parte, quindi oggi mi occupo di questo. Obiettivo, e perché sono qui oggi soprattutto, capire cosa serve al cliente per dargli valore e ottenerlo. Non siamo una Onlus come tutte le aziende che sono qui dentro, quindi ovviamente il valore di cui si parla, e di cui si è parlato anche stamattina, ad esempio nel talk di Andrea, dove parlava della consegna del valore, no? Uno dei primi obiettivi che dovremmo avere tutti, ma che ha anche l'agile, anche ottenerlo il valore, ottenerlo a livello aziendale. Oggi per raccontarvi la nostra idea di agile. Agile è un'etichetta, normalmente non mi piacciono le etichette, però ci riconosciamo all'interno di questa etichetta, è fatto anche un po' per capirci. E come? In un percorso che è cominciato esattamente 3 anni e mezzo fa, abbiamo maturato un approccio ai progetti, al team, e poi vedremo cosa significa per noi team, e ai risultati. Allora, perché un contratto agile? Altrimenti, si perde un po' il why, no? Il perché abbiamo adottato e oggi adottiamo, contratti del genere. Perché c'era un problema da risolvere. Questo è un virgolettato, lo ritrovate sul blog di Jacopo Romei, è tutto un post molto lungo dove si dice che i classici contratti a corpo, quelli che tutti conosciamo e quasi tutti utilizziamo, noi li utilizzavamo sempre esclusivamente fino a 3 anni fa, adesso molto molto meno, sono il principale motivo di fallimento dei progetti software. Per due motivi fondamentali. Uno, che il rischio è completamente sbilanciato sul fornitore, cioè quella cifra che dobbiamo rispettare, ahi noi. E quindi il rischio è sbilanciato su chi subisce in qualche modo quel contratto. Questa è la cosa fondamentale su cui è basata tutta la nostra storia, chiamiamola, di agile, di approccio a queste metodologie. Il fatto che le decisioni più cruciali, denaro, visto che parliamo di aziende, da entrambe le parti, vengono prese in modo definitivo all'inizio, che è il momento di maggiore incertezza che abbiamo in qualsiasi progetto, soprattutto per quelli complessi. Complicati, dove intervengono più partner, più fornitori, più attività. Questo è il problema che abbiamo cominciato ad affrontare non 3 anni fa, quando abbiamo cominciato a mettere in azienda queste metodologie e ad utilizzare queste metodologie, ma 1 anno fa. Perché, come vedremo poi, a mio avviso c'è un percorso da fare per arrivare a queste cose. Questo è quello che mi trovavo a fare abitualmente nel mio lavoro, no? 3 piccoli semplici passi che erano quotidiani: ascoltare un'esigenza, proporre una soluzione, quindi sono bravo, ascolto un'esigenza, propongo una soluzione, mi invento un prezzo, incrocio le dita. Gaetano anche nella sua slide aveva messo incrociare le dita. Spesso è quello che facciamo tutti, no? Chi in maniera un po' più raffinato, in tanti talk da ieri mattina fino ad adesso si è parlato molto di come fare a far preventivi nel modo migliore, stime. Però tante volte si riduceva a questo, perché poi dovevo farlo in fretta, perché poi mi rendevo conto che più tempo ci mettevo e più perdevo in valore. E quindi spesso mi trovavo a incrociare le dita. Così che un certo giorno di circa 1 anno fa mi sono detto, un'altra retrospettiva mia personale da commerciale è: ma sono un commerciale o sono più un mago? Nel senso che devo incrociare le dita, inventarmi un prezzo e qualcosa, non ho la palla di vetro. Non ne ho trovata neanche nessuna in commercio. Quindi ci sono e non funzionano bene, quindi evito di trovarle. Ok? Bene. Giustamente. Perché questo è un problema? Quindi, perché
fare preventivi, approcciarsi in questa modalità ai contratti, perché le esigenze cambiano in corsa, lo sappiamo, sui progetti che riguardano soprattutto la tecnologia, le esigenze cambiano in corsa ed è giusto che cambino in corsa, perché entra una nuova tecnologia, perché c'è un'altra opportunità a cui non avevo pensato, quindi fissare all'inizio un qualcosa che non deve cambiare per tutto l'arco del progetto è un gravissimo errore. Perché un progetto web o comunque che riguarda la tecnologia è per definizione always beta, stessa cosa, perché raccolgo feedback dalle persone, persone in senso molto molto lato, cliente, team, utenti, troppo tardi, raccogliendo queste cose troppo tardi non faccio in tempo da prenderne dei benefici, perché l'obiettivo da raggiungere, la consegna quindi, è troppo lontano. Quindi, come tutte le cose lontane sono incerte per mille fattori. Perché un contratto, tra virgolette, agile, aumenta le possibilità di successo, distribuisce il rischio tra cliente e fornitore, e non solo da una parte, e tutti sono anche un po' più sereni, oltre al fatto contrattuale. Stimola e incentiva il cambiamento, perché il cambiamento non diventa un problema, cavolo, avevo detto A, se il cliente mi si sposta verso B mi crea dei problemi. Lo stimolo è incentivo, perché se il progetto si sposta verso B, il mio contratto prevede che si possa spostare verso B, e entrambi sono contenti di questo, e il progetto è molto più probabile che sia alla fine un progetto di successo. Prevede rilasci frequenti per ricevere feedback e prendere decisioni in tempo reale. Questa è una cosa fondamentale. Rilascio frequente, feedback immediato, decisione da prendere in maniera immediata. Questo è uno dei principali, a mio avviso, risultati che si ottiene con un'impostazione del genere. Il nostro contratto, vi faccio vedere subito il nostro contratto che utilizziamo. Jacopo ieri in uno speech ha parlato di soddisfatti o rimborsati, perché quel contratto è nato insieme o comunque è stato mutuato tra le nostre aziende. Ve lo faccio vedere molto in sintesi e molto velocemente. In realtà non c'è niente dietro, e tanta gente mi dice: ah, però quanto ci avevi messo a scriverlo? Boh, con Jacopo al telefono 6 minuti, 6 minuti e mezzo questo contratto. C'ha 2 pagine, è open source, è free, ve lo potete... è scritto tutto in queste slide, o comunque lo potete avere senza nessun tipo di problema, perché il succo è quello che c'è dietro e come ci siamo arrivati. Realizzazione di un incontro per la definizione delle priorità, questo è quello che facciamo con il cliente. Poi gli diciamo al nostro cliente che dividiamo tutto in iterazioni di una settimana, obbligatorie, se vogliamo lavorare così, questo è quello che proponiamo, altrimenti o non riusciamo a lavorare con te, o dobbiamo rivedere un po' tutto il castello. Ad ogni iterazione verrà fatto un incontro, e tanti clienti, sia nuovi, questo abbiamo un sacco di casistiche su clienti nuovi e su clienti acquisiti. In entrambi le fasi è sempre un incontro a settimana, quindi ci dobbiamo vedere tutte le settimane, è un po' impegnativo, però sono scogli sicuramente da far sorpassare. Il cliente ogni volta, ogni iterazione, ogni settimana decide se ok, perché è lui che accetta tutto quello che facciamo, oppure KO, cioè qualcosa che non va, non accetta quello che facciamo. In caso di accettazione, quell'iterazione prevedeva un costo, siamo tutti contenti perché hai accettato, io fatturo quella parte che ho messo all'interno, il costo, il prezzo che ho messo per quell'iterazione. Consegno tutto quello che ho fatto al cliente e si decide passo passo se proseguire e come proseguire. In caso di non accettazione non viene addebitato niente, quindi Xtrategy in questo caso perde tutto il lavoro svolto, badate bene, in una settimana, il cliente può decidere se interrompere il lavoro o meno. Qui è scritto in maniera molto ristretta, in realtà il cliente può dire anche: aspetta un attimo, parliamoci, cos'è che non è andato, rifacciamo l'iterazione, perché si può andare avanti. Ho perso comunque quella settimana, però si decide di andare avanti. Fine, questo è il contratto, non c'è niente di straparticolare. Dopo ci entreremo un po' più nel dettaglio perché ci sono delle postille al latere, ma il succo è questo. Questo è il contratto che noi proponiamo e con cui lavoriamo oggi con tanti dei nostri clienti. Poi se volete posso farvi esempi, clienti piccoli, progetti molto piccoli, clienti molto grandi, centinaia di giornate di sviluppo, lavoriamo sempre con questi contratti. Facciamo un paio di passi indietro, perché siamo arrivati fino a qui? Perché oggi prendere questo, ho fatto questo speech qualche mese fa in un'altra occasione,
gente entusiasta, ah, che bello, mi dai il contratto, prova ad applicarlo, se non hai un tessuto dietro, secondo me, è tutto piuttosto inutile. Da dove veniamo noi? Siamo una internet company, web agency, se ci vogliamo capire con dei termini che ormai utilizziamo, facciamo sia lo sviluppo che la parte strategica, la parte UX, seguiamo un po' tutto il processo dall'inizio alla fine che c'è nel produrre un progetto web. Siamo 12 persone. Questo è quello che eravamo, fotografia fine 2008. Persone con tante professionalità che formavano una squadra, questo ci definivamo, tante professionalità diverse, ci conoscevamo già da un po' perché l'azienda è nata nel 2001, 2009, quindi più o meno tutte le persone sono cresciute all'interno dell'azienda fin dall'inizio. In realtà un giorno ci siamo messi seduti perché avevamo dei problemi che poi vedremo. E ci siamo accorti di queste cose, ci siamo fatti anche aiutare per scoprire queste cose. La squadra, quella che noi definivamo una bella squadra, in realtà era un gruppo. Se sapete la differenza tra squadra e gruppo, il gruppo 1 più 1 fa 2, la squadra fa molto di più. Questo eravamo noi, in realtà eravamo un gruppo dove ognuno era, ma anche bravi professionisti, dove però non riuscivano a mettere quell'1 più 1 che fa 3. Gli obiettivi non erano veramente condivisi. In azienda e con il cliente, parlo del singolo progetto. In realtà sì, si sapeva dove volevamo arrivare, devo fare un progetto web ma non erano condivisi in maniera costante. Uno tra di noi, già è abbastanza grave questa cosa, ma due con il cliente. Quindi il cliente ti diceva un qualcosa all'inizio, era sicuro di averti detto tutto, come sempre, no? Il cliente c'ho tutto ben chiaro. E poi queste cose magari si sfaldavano in progetti soprattutto che duravano parecchie. Parecchio. Le persone facevano quello che più gli piaceva, perché è più semplice. C'è un altro, apro e chiudo una parentesi, un altro talk che faranno due ragazzi che lavorano insieme a me, la Agile Day, l'hanno già fatto in un'altra occasione, che ha proprio questo titolo, perché non facciamo più quello che ci piace, ma quello che serve, che poi ci piace di più. Però, essendo professionisti, dobbiamo imparare a fare quello che serve in quel momento. I progetti non andavano secondo le aspettative, tempi e budget non rispettati, soprattutto tempi. Il problema più grosso nostro era il tempo. E un progetto che finisce più in là nel tempo è un problema, anche se non ci ho dedicato tutto il tempo che avevo pensato di dedicarci, perché non posso fare altro, il progetto non si chiude, non si fattura, eccetera. Quindi questo era un grosso problema per noi. I requisiti iniziali, nonostante gli sforzi, cambiavano in corsa e demolivano i nostri piani. La nostra lotta era non far cambiare i requisiti. Cambio di paradigma che abbiamo fatto adesso è che i requisiti devono cambiare, altrimenti c'è qualcosa che non va. O avevi inventato un progetto bellissimo e tutto fila liscio nel proseguio dei lavori, oppure c'è qualcosa che non va in quel progetto. Non c'era una vera e propria collaborazione con il cliente, ogni richiesta cambiamento apriva una contrattazione, derivava da quello che dicevo prima. Quindi mi hai detto che devo fare questa cosa in più, non era prevista, devo cominciare a contrattare. E quindi si crea anche quel rapporto cliente-fornitore che non è veramente sano. E se il progetto andava male lo scoprivamo troppo tardi. Prima parlavo di quella settimana che Xtratici potrebbe anche lavorare gratis all'inizio, lo facciamo sempre, adesso nei nostri progetti. Magari poter scoprire tutti i progetti che falliscano, questa è una cosa che dico da imprenditore, è una mia opinione personale, dopo una settimana, magari. Prendo, ho perso una settimana, beh, potrò lavorare su altro. Bene, allora abbiamo detto. Ci siamo fermati, stop. Che facciamo? Abbiamo trovato una conferenza, un ragazzo romano molto simpatico e anche molto competente, devo dire. Ci è piaciuto quello, come approcciava questi lavori. Marzo-aprile 2009 abbiamo detto bene, noi siamo soliti fare così in azienda, prendiamo tutte le risorse della nostra azienda, ci chiudiamo in un agriturismo per 3 giorni. Cominciamo a capire veramente, abbiamo cominciato a partecipare a conferenze, cos'è l'agile, come può essere utile a noi capire. Tu non capisci queste cose, se non le capisce tutto il team che lavora a questi progetti è inutile, perché ci sarà sempre qualcuno che è disallineato rispetto agli altri. E siamo partiti dall'inizio, manifesti, c'era qualcuno che ci faceva capire il perché. In questi 3 giorni non abbiamo mai parlato di Kanban, metodi, strumenti, mai. C'era sempre un qualcosa da fare prima. Siamo stati 2 giorni lì, io tutte le volte che riguardo questa foto, che è di 3 anni fa, e leggo tutte quelle cose che ci sono scritte là, adesso ci sono alcune cose che magari non le capisco a fondo neanche adesso, alcune che prima mi erano molto più scure, che adesso dico, cavolo, vedi? Vedi il fallimento che significa? Perché poi l'abbiamo magari anche provato sulla nostra pelle.
Abbiamo provato, abbiamo giocato e poi siamo tornati in azienda, abbiamo cominciato a fare i primi nostri strumenti. Questo è un Kanban, come vedete, tipicamente marchigiano, per chi non l'ha capito, io vengo dalle Marche. E quindi abbiamo fatto anche un qualcosa che fosse chiaro e comprensibile da tutto il team. Questo è il primo nostro Kanban. Poi se ne sono seguiti tanti altri, oggi abbiamo un sacco di Kanban diversi anche rispetto ad alcune aree dell'azienda. Un sacco di roba che oggi non saprei neanche spiegare perché è venuta in maniera evolutiva. Noi ci incontriamo, facciamo retrospettive generali sul metodo e strumenti una volta al mese, ormai da 2 anni. Una volta al mese mettiamo degli strumenti nuovi, vediamo se hanno funzionato quelli che avevamo, li sostituiamo, ma in maniera molto naturale, questo non pesa affatto sull'organizzazione. Questo è il tipico Kanban dei sviluppatori, si vede, si capisce, no? Fatto proprio perché non ci si capisce assolutamente niente. E poi abbiamo cominciato con tante pratiche come stand-up meeting, continuo a ritenere oggi che è la pratica più importante in assoluto che viene fatta rispetto alla nostra azienda, perché veramente 5 minuti occupa, dura 5 minuti lo stand-up meeting, viene fatto tutte le mattine e tutta l'azienda sa su cosa lavora ogni persona. Questo è un qualcosa che secondo me è l'innovazione migliore che abbiamo portato negli ultimi 3 anni. Facciamo retrospettiva, facciamo poi un sacco di cose. Abbiamo affiancato anche un'altra cosa. Questo è un coach, Paolo Manocchi, che abbiamo affiancato lo scorso anno perché è venuto fuori da diversi talk che ho sentito oggi. Non è solo metodo, c'è tanta cosa in più. Dietro ci sono le persone. Noi abbiamo la fortuna di conoscere Paolo da tanti anni. Paolo è un coach comportamentale. Gestione del tempo, comunicazione efficace, gestione delle riunioni, a noi ha aiutato tantissimo proprio per tutte le cose di cui parlava ad esempio Andrea questa mattina. Tutte quelle cose che stanno dietro il lavoro e il fatto di incontrarsi con il cliente. Affiancare questo ci ha fatto dare uno sprint eccezionale nell'ultimo anno. Contratti che utilizziamo oggi, da un anno, eh? Soddisfatti o rimborsati, tempo e materiali. In realtà queste hanno un sacco di declinazioni. Tempo non ce ne abbiamo molto oggi, però se volete ne possiamo parlare e posso raccontarvi diverse cose che abbiamo fatto. La cosa più importante, il contratto che vi facevo vedere prima, l'abbiamo utilizzato così com'è per un cliente, il primo. Tutti gli altri sono declinazioni, perché poi ci si incontra con le esigenze che c'ha il cliente. Non abbiamo un modulo standard, ok, questo è, come succede tra l'altro anche per i contratti a corpo. Quindi sono cose che si possono sistemare secondo l'esigenza. Tutti i nostri progetti, anche se hanno un contratto a corpo, perché ne abbiamo, si parlava di pubblica amministrazione ieri, noi lavoriamo con la pubblica amministrazione, vengono sviluppati sullo stesso metodo, fatto quindi di tutte quelle cose lì. Non ci frega se c'è il corpo, bene, portiamo il cliente qui, anche perché poi spesso va a finire che lo vai a fare un contratto agile. Perché lo chiedono loro dal basso, perché si rendono conto che lavorare in quel modo porta veramente valore. Questo è il metodo che trovate all'interno del nostro sito, questo è quello che siamo diventati adesso, questa è l'equazione della squadra, il progetto cambia in corsa, non è negativo, significa che sta crescendo, questa è una frase che sottolineo sempre, il progetto sta crescendo se cambia, se tu sei pronto e non impatta fortemente sulla tua azienda, probabilmente hai ottenuto un ottimo risultato. Il cliente vede il valore del progetto in tempo reale, il team non ha più paura di cosa e come potrà cambiare, vi faccio molto velocemente l'esempio su un nostro cliente che aveva questa esigenza, realizzare un'applicazione per il controllo remoto della casa, domotica, detta così. Ha chiamato, ha detto un cliente, questo storico che abbiamo, ma per tutt'altro, facevamo semplici siti web, diciamo così. La richiesta del cliente era un preventivo, tempi e costi. C'ho quest'idea, devo fare una roba che dà un'applicazione e controllo alcune cose della casa. Bene, dopo il primo incontro che ho fatto io insieme a un'altra persona della nostra azienda, grandi incertezze sull'obiettivo vero finale, ma il target chi è? L'installatore, che è il cliente, un cliente che lavora business to business, o l'utente finale che dovrà utilizzare poi l'applicazione? Mancanza di una conoscenza profonda del dominio e della tecnologia, perché entrambi sì, c'eravamo un po', ma il dominio e tutto quello che riguarda la domotica è molto ampio, non era conosciuto neanche dal nostro cliente. Tante troppe strade da poter prendere per raggiungere l'obiettivo, era veramente infinite strade. Cosa abbiamo fatto? Step 1. 2 giornate,
un incontro con il cliente per definire user story, tutte le funzionalità. Ci incontriamo, chiusi. Noi eravamo 7 persone nella nostra azienda, il cliente erano altri 5, 6, 7, penso. Scriviamo funzionalità, cosa ti serve veramente, risolviamo già dei dubbi, perché se c'è il lato tecnico, lì c'era la persona nostra tecnica che poteva risolvere quel dubbio e scrivere quella funzionalità nella maniera corretta. Noi tornavamo a casa e mettevamo a posto queste cose, prima di un secondo incontro dove verificare e discutere le funzionalità che avevamo messo giù, pesarle, definire le priorità. Questo è quello che abbiamo fatto in 2 giornate, che il cliente ha pagato, perché abbiamo dato un valore, perché alla fine lui ha una sorta, chiamiamolo progetto esecutivo, per capirci in mano, e una stima. Questo è l'elenco che ho appena detto di tutte le cose che ha in mano il cliente, con la definizione chiara dell'obiettivo, perché 2 giornate che lavori a un progetto sei riuscito a definire in maniera più chiara l'obiettivo. Dopo queste 2 giornate mi sono presentato con questo contratto che è stato scritto proprio per questo cliente, che è quello che leggevamo prima. E il cliente quindi sa, ve lo riassumo, che cominciamo a lavorare bene, faremo un incontro per definire bene quali sono le priorità, le prime cose che vuoi nella prima iterazione, una settimana. Ogni settimana ci incontriamo e tu mi dici se va bene, va male, e accetti ogni singola funzionalità che noi abbiamo sviluppato. Il cliente poteva aggiungere e togliere funzionalità e l'ha fatto sempre durante il progetto, in ogni momento, perché si accorgeva che, ah, mi è venuto in mente questo, ho parlato con un mio fornitore e mi ha detto quest'altro, non c'era nessun problema per noi. Investimenti di questo contratto, non c'è nessun numero in basso a destra, e vi assicuro, questo è un cliente che conosciamo da anni, ma è il classico cliente che fa 2 cose sempre con tutti i nostri preventivi storicamente dal 99. Guarda il numero in basso a destra e ti toglie rispetto all'umore dal 5 al 15%, sempre. Sono quei clienti dove tu fai il prezzo e poi metti più 20, no? Perché tanto sai che lui toglie, è proprio quel cliente lì. Cosa c'era in fondo al nostro contratto? Il prezzo ad iterazione. Un'iterazione dura una settimana. Tu mi paghi 3.000 euro per lavorare su quell'iterazione. Basta. Non c'è scritto, come notate, quante iterazioni servono per fare questo progetto. Sul contratto non c'è scritto. Noi a fianco, siccome avevamo fatto il lavoro di 2 giornate, gli abbiamo però detto, siccome abbiamo fatto il lavoro di 2 giornate, sai cosa ti dico? Che più o meno sono 12 iterazioni. Ti stimo quello che andremo a realizzare. Quindi tu sai che c'è un progetto stimato da 12 settimane, c'è un costo a settimana. Il cliente sa quant'è il valore, il totale di quel progetto, ma non sta all'interno del contratto. È un qualcosa che io ti posso fare perché ho fatto un lavoro di 2 giornate, ma io non ti firmo che farò 12 iterazioni, perché altrimenti decade tutto il discorso. Significa che io ti fisso tutto lo scope del progetto. Risultati di questo contratto. Iterazioni rifiutate dal cliente? Zero. Consegne ogni settimana. La prima settimana c'è tanta gente che sentivo parlare, però ci sono certi progetti dove ti servono 2 mesi per consegnare la prima cosa. Prima settimana abbiamo lavorato su tutto il set di icone e la tipografia, che era fondamentale per quel cliente, per quella tipologia dell'app. Lui la prima settimana aveva quelle prime 2 o 3 icone, la tipografia. Ah, ok, lo sviluppo cominciava a lavorare. Qui c'è tutto un problema tecnico perché noi la nostra app comunicava con un server che sta all'interno della casa con cui deve comunicare, quindi lavoravano sul protocollo. Dopo 3 iterazioni, siamo arrivati 3 settimane, al cliente abbiamo detto: guarda, prima che cominci l'incontro, mi dai il tuo iPhone? Abbiamo preso l'iPhone, abbiamo installato l'applicazione e lui poteva dopo 3 settimane accendere le luci della sua azienda. Quello, beh, certo, era finita l'applicazione. Noi avevamo detto 12 all'inizio, praticamente era finita. Lui poteva dall'iPhone, in qualsiasi posto lui potesse essere, accendere le luci della sua azienda. Poi l'abbiamo fatto per tante altre cose. L'applicazione però era fatta per lui, gli davi un riscontro diretto, poi faceva schifo, sì, perché c'erano 3 icone montate su una roba abbastanza grezza, ma non è mai stato un problema, perché lui sapeva che in quel momento era focalizzato su questo. Cambiamenti fatti durante la lavorazione, infiniti, sarebbe carino contarli, non so, ma sono veramente tanti. In team definisce in corsa le milestone. Mentre lavoravamo, a un incontro è venuto fuori: ma noi facciamo sempre feedback tra di noi. Il tuo interlocutore che lo venderà? Ah, sono gli installatori che sono sparsi in tutta Europa. Bene, perché non facciamo un meeting? Dopo 3-4 mesi di sviluppo abbiamo fatto un meeting con gli installatori che sono venuti da tutta Europa, dove io ho presentato l'applicazione. Abbiamo preso un sacco di feedback, abbiamo cambiato un sacco di storie di quel progetto. Discussioni su cosa pagare o non pagare erano pari a zero, perché tutte le volte che lui metteva dentro qualcosa, noi toglievamo altro. E quindi non c'era nessun tipo di problema e lo vedeva in tempo reale.
Il cambiamento è sempre positivo per tutto il team, perché tutti stiamo andando verso quella direzione. Il cliente ha sempre qualcosa da usare e provare ogni settimana, che come feedback ovviamente aiuta tantissimo. Riapplicazione del metodo. Ormai quello è un metodo che abbiamo con quel cliente, abbiamo dovuto rifare l'applicazione Android. Bene, ci ha chiamato, rifacciamo Android, stimiamo, quanto ci vuole? 3 settimane. Il contratto ce l'hai già, non abbiamo dovuto firmare nessun altro contratto, abbiamo rilavorato 3 settimane. Accettazione ogni settimana, fine delle 3 settimane, fatturazione e lavoro chiuso. Ora, ho delle slide molto a conclusione, lì mi fa già meno uno, quindi già ho sforato in ben un minuto. E perciò mi sbattono fuori. Domande se ci sono, altrimenti possiamo utilizzare poi il tempo fuori per continuare il discorso. Esatto, vi potete magari trovare fuori per approfondire o comunque dopo l'intervento. Grazie. Bene, Michele. Grazie.